momento in cui succede, le persone si dimettono, perché è giusto che... Dinanzi all'avviso di garanzia? No, dinanzi alla condanna è giusto che uno si dimetta. Dinanzi all'avviso di garanzia, nessuno sta chiedendo al sindaco Raggi, almeno da parte nostra, le dimissioni. No? Noi stiamo semplicemente chiedendo, visto che ci sono stati 31.000 romani che ci hanno votati, che hanno votato la Lega alle ultime elezioni, il Comune di Roma, non sono tanti, ma comunque sono 31.000 persone, e rappresentando queste persone noi chiediamo al sindaco Raggi di fare quello che ha promesso in campagna elettorale. Io chiedo, cosa ha fatto dal giorno dopo le elezioni ad oggi? Perché cosa dobbiamo ricordarla? Per il complotto dei frigoriferi quest'estate? Quando aveva raccontato che ad agosto avrebbe pulito la città. Ad agosto la città te la pulisco anch'io. Pulisci la città quando la gente non è in vacanza. Non è riuscita a pulirla ad agosto e diceva che c'erano in giro i frigoriferi e qualcuno metteva i frigoriferi in giro. Io faccio sempre un ragionamento, perché poi i miei... colleghi senatori mi dicono sempre che io sono un anti 5 Stelle. Io non sono un anti 5 Stelle, io faccio solo un ragionamento e dico, quando uno fa politica e pensa di voler andare anche a governare, un minimo di storia la deve studiare, soprattutto quando pensi di rappresentare il popolo in questo modo, come c'è stato un partito prima di te che l'ha fatto, che penso alla Lega. Io più passo il tempo più vedo che i 5 Stelle dalla Lega, sapete cosa stanno prendendo? Tutti gli errori. Tutti gli errori che ha fatto la Lega in questi anni, che abbiamo fatto in questi anni, loro li stanno rifacendo. E faccia un esempio. Tutti. Una forma di simpatia politica. No, per carità di Dio, io l'ho sempre detto, assolutamente. Assolutamente no. Però, come gestire una città? Nego. Come gestire una città? Io sono stato eletto la prima volta nel 1993, no? Facevamo i fenomeni. Tipo Civati prima ne parlava, no? Anni 90, primi facevate anni 90. Facevate i fenomeni ed eravate arrivati, impreparati. Perché eravamo arrivati noi, che eravamo bravi, più bravi di tutti gli altri. Poi abbiamo visto che comunque per andare ad amministrare una città importante come Milano e soprattutto una città come Roma, devi essere preparato.